Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie. Per la scomparsa di Luca Greco e Massimiliano Marino risultano indagate tre persone legate alle ultime notizie di cronaca riguardanti le spaccate agli esercizi commerciali tra il Nord Salento e il capoluogo brindisino. Ce ne parla Agnese Poci. Sono scomparsi da 11 giorni Luca Greco, 38 anni, di Squinzano e Massimiliano Marino, 34enne, di Sandonaci. Domenica 10 marzo, infatti, i due si sono incontrati a Campi Salentina, dopo aver detto ai propri familiari che andavano a prendere un caffè e a fare un giro presso il centro commerciale Ipercop di Surbo. Dalle 18 di quella domenica pomeriggio il silenzio è calato sulla vita dei due uomini. Dopo 3 giorni, la vettura su cui viaggiavano viene ritrovata abbandonata e bruciata nelle campagne di Campi Salentina. Giorni di silenzio, sì, ma anche di fitte indagini per il PM Giuseppe Capoccia e per i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Campi Salentina, che hanno portato a delle novità. La scomparsa di Greco e Marino diventa un caso di omicidio aggravato dall'agevolazione dell'associazione mafiosa. Per questo reato sono finite sul registro degli indagati 3 persone. Luciano Liuzzi, 36 anni, brindisino che vive a Squinzano, ritenuto dagli inquirenti a capo delle bande che realizzano le spaccate. Giovina Vitale, 43 anni, residente a Cellino San Marco e parte della banda di Liuzzi, e Alessandra Bruni, 22enne di Squinzano, legata a doppio nodo con persone fermate in più occasioni per traffico di sostanze stupefacenti. I tre indagati sono accusati di favoreggiamento aggravato dall'associazione mafiosa. Da un primo esame dei loro telefoni cellulari risulterebbero numerosi contatti tra i tre fermati, tutti agli arresti domiciliari, e Greco e Marino. Toccherà ora agli esperti informatici estrarre dai cellulari sequestrati telefonate e messaggi cancellati. In questi giorni le indagini hanno appurato la vicinanza dei due scomparsi al 41enne di Squinzano Salvatore Milito, finito in carcere per aver provato a uccidere per 2 volte consecutive Marino Manca e Luca Greco, tra i due irreperibili. Cambiamo argomento. Il castello Alfonsino di Brindisi, conosciuto anche come Forte a Mare, rischia il degrado per l'incuria e le devastazioni subite negli ultimi tempi ad opera di anonimi vandali. Gli atti teppistici rischiano di vanificare gli interventi strutturali degli ultimi anni realizzati grazie all'impiego di fondi pubblici. Questa mattina il sindaco Mimmo Gonzales ha incontrato la soprintendenza per i beni monumentali per individuare le soluzioni al problema. Vediamo il servizio. Sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione comunale di Brindisi in queste ore c'è la valorizzazione del territorio. Nello specifico, questa attenzione si concentra sul lungomare Regina Margherita e sul castello Alfonsino, siti di rilevante interesse archeologico e monumentale. In questi giorni in particolare si stanno susseguendo una serie di incontri bilaterali tra l'amministrazione comunale brindisina e la soprintendenza dei beni culturali che si occupa dei due luoghi. I lavori che hanno riguardato il lungomare Regina Margherita hanno sollecitato l'intervento della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto per i reperti emersi durante l'intervento di riqualificazione e che hanno portato alla luce i resti del vecchio porto. Dopo la relazione tecnica stilata dalla Soprintendenza sui reperti, la palla è passata all'amministrazione comunale, che vorrebbe coinvolgere attivamente tutti gli attori del campo archeologico e storico del Brindisino per ascoltare le loro proposte. Da Palazzo Nervegna fanno sapere che a giorni verrà convocata un'assemblea in cui verranno invitate tutte le associazioni che si occupano di beni ambientali, architettonici e archeologici per avviare insieme un percorso di confronto. Un'iniziativa questa valutata positivamente da chi, per passione o professione, si occupa della storia di un territorio ricco come quello brindisino. Per ciò che riguarda il castello Alfonsino, invece, si stanno susseguendo degli incontri tra il comune e la soprintendenza dei beni monumentali di Bari. L'ente barese vorrebbe chiudere l'accesso al castello Alfonsino, che negli ultimi mesi è stato preso d'assalto da ladri e vandali. Lo stesso comune di Brindisi, dopo gli atti vandalici che hanno vanificato gli interventi di sistemazione già messi in campo, aveva fatto sapere di non voler più intraprendere investimenti per il castello Alfonsino. La decisione ovviamente è stata maturata con difficoltà. Il castello Alfonsino è un bene che la città di Brindisi dovrebbe mantenere in condizioni tali da renderlo fruibile ai cittadini. In queste ore si sta svolgendo un nuovo incontro tra l'amministrazione comunale brindisina e la sovrintendenza. E in questo frangente si inserisce anche la possibilità per il comune di entrare in possesso del castello, magari riuscendo ad aprirlo al pubblico, grazie all'intervento di soggetti privati che ne vogliono sostenere il recupero. E più che un protocollo di intesa, si tratta di un percorso di collaborazione, quello avviato tra la Marina Militare e il WWF, finalizzato alla tutela delle specie faunistiche autoctone. Vediamo il servizio.
Il WWF e la Marina Militare di Brindisi fanno fronte comune per tutelare la fauna selvatica autoctona, in collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto. L'incontro presso la base navale della Marina Militare ha visto la liberazione di due gufi comuni, due civette, quattro tortore dal collare, quattro poiane, due greppi e una cornacchia grigia. Gli animali per lo più rapaci andranno a contenere in modo naturale la massiccia proliferazione di colombi che infestano il castello Svevo. Le parole chiave oggi sono squadra e ambiente. Ambiente perché la Marina e tutti quelli che stanno partecipando a questa squadra di competenti, quindi mi riferisco all'Osservatorio Faunistico, mi riferisco al WWF e al Comune di Brindisi. Noi abbiamo cominciato col combattere la legionella che, come si sa, è causata da insediamenti di colombi e piccioni. E quindi questo, diciamo, questa reintroduzione di rapaci dedicati, quindi, che hanno come prede questo tipo di volatili, è sicuramente, diciamo, la cura naturale per allontanare la legionella da questa nostra città. Non solo, stiamo facendo uno studio ovviamente con questi esperti dell'osservatorio e del WWF per reinserire anche dei chirotteri, quindi i cosiddetti pipistrelli, che ancorché abbiano una fama un pochino misteriosa, sicuramente ci liberano da insetti molto fastidiosi come le zanzare, che possono anche portare febbri e malattie collaterali. Quindi diciamo che la Marina è molto, molto grata sia al Comune di Brindisi che alla WWF e all'Osservatorio Faunistico per averci donato questa opportunità. Ovviamente questo è un castello dove l'imperatore Federico II è stato a più riprese durante il suo regno. E quando si pensa a Federico II si pensa sicuramente alla caccia col falcone, per cui il rapace qui è a casa sua. Manifestazione sicuramente suggestiva, che è consistita nella liberazione di alcuni uccelli, prevalentemente uccelli rapace, che praticamente faranno da antagonisti ad alcune altre specie di uccelli che purtroppo sono in sovrappopolazione e che creano un sacco di danni all'ambiente. Questa è l'occasione, la manifestazione di oggi non è altro che il primo degli eventi di un progetto molto più ampio che naturalmente si svilupperà nei prossimi mesi. Si tenta di contenere questa invasione di piccioni con metodi naturali, quindi si mette da parte la chimica, altri sistemi che non hanno funzionato fino ad ora, e si combatte questo problema, si affronta con un metodo naturale, l'inserimento di rapaci. Quindi abbiamo introdotto oggi poiane, gheppi, uccelli che contrastano la riproduzione, comunque la crescita di questi piccioni. E questo è un progetto pilota, ne seguiranno altre di iniziative, ma la cosa più bella è vedere insieme amministrazione comunale, WWF di Brindisi e di Puglia, Marina Militare, e purtroppo oggi per la pioggia non ci sono stati i bambini della scuola, l'ex scuola Salvemini, e comunque c'è stata la disponibilità della dirigente a essere presente ad una prossima iniziativa. E nell'ambito di un percorso improntato sull'educazione alla legalità e alla convivenza democratica, questa mattina gli studenti dell'Istituto Giorgi di Brindisi hanno incontrato i responsabili della Polizia Stradale e delle comunicazioni per una conferenza dal titolo La sicurezza sul web. L'abbiamo seguita, vediamo. La rete, quella internet, può presto rivelarsi in un luogo virtuale in cui incappare in pericoli reali, specialmente per chi si avvicina con ingenuità. Informare quindi e dotare i più giovani degli strumenti per prevenire pericoli maggiori diventa fondamentale. A questo hanno pensato, di comune accordo, l'Istituto Tecnico-Tecnologico Giorgi di Brindisi e la Polizia Postale Brindisina, che ha voluto incontrare gli studenti più giovani dell'istituto per metterli in guardia dalle insidie della rete. È un incontro che abbiamo voluto con forza, l'abbiamo rivolto soprattutto agli alunni delle prime classi, perché devono imparare a utilizzare in maniera corretta sia Facebook che la rete in genere. Questa mattina stanno affrontando argomenti molto interessanti come
come il problema della pedopornografia e anche i rischi che questi ragazzi possono correre inconsapevolmente, mettendo anche a repentaglio la buona reputazione della famiglia di appartenenza. I ragazzi sono tutti delle prime classi, quelli che probabilmente sono più facilmente corrompibili da questo punto di vista. Loro come stanno reagendo anche ai filmati che sono stati fatti vedere in aula? Stanno reagendo molto bene, tra l'altro stamattina siamo passati nelle classi raccomandandoci di prestare attenzione ai contenuti dell'intervento, perché sono contenuti che riguardano la loro quotidianità. Loro sono i nativi digitali, quindi utilizzano costantemente durante la giornata questi mezzi, però devono anche sapere che ci sono persone che si nascondono dietro dei nickname o altro. Stanno recependo molte cose e ci auguriamo che possano poi prestare attenzione a quello che fanno. E continuiamo a parlare di educazione alla legalità con un interessante progetto sviluppato dall'Istituto Comprensivo Brandi Morelli di Carovigno, con una serie di iniziative coinvolgendo i vertici delle forze dell'ordine e della magistratura. Ieri pomeriggio presso il Teatro Italia è intervenuto il sostituto procuratore di Brindisi, Milto De Nozza, sollecitato dagli studenti che hanno elaborato dei questionari. Vediamo. Non se ne parla mai abbastanza e il comprensivo Brandi Morelli testimonia che effettivamente la legalità e la scuola devono necessariamente andare a braccetto. L'incontro di oggi per noi è un punto di arrivo e un punto di partenza, un punto di arrivo perché i ragazzi in questi anni hanno sul tema della legalità hanno lavorato tanto sia all'interno delle attività curriculari con cittadinanza e costituzioni, sia con progetti specifici come Legali al Sud, sia con altri incontri con le forze dell'ordine, dai carabinieri alla Guardia di Finanza, proprio per far costruire questa coscienza della legalità come punto di partenza per essere cittadini attivi, cittadini consapevoli un domani. È un punto di partenza perché grazie alla presenza questa sera in questo incontro del magistrato De Nozza noi vogliamo rilanciare questo progetto della legalità allargandolo al progetto della cittadinanza attiva. Vogliamo fare del nostro comprensivo, nel nostro comprensivo Brandi Morelli, un laboratorio di legalità che conduca a questa consapevolezza allargata della cittadinanza attiva come capacità di diventare cittadini protagonisti attraverso tutta una serie di esperienze sul campo coinvolgendo la città, l'ente comunale, le associazioni, e le attività ricreative, culturali, in modo da poter creare un tessuto sociale capace di far crescere la comunità cittadina di Carovigno nel proprio insieme sui temi dell'inclusione, della solidarietà, del rispetto delle regole per una crescita migliore a partire dalle giovani generazioni. Da sindaco prima, ancora da sindaco, ma da senatore soprattutto di questa Repubblica, l'educazione alla legalità, l'educazione in genere, avrà sicuramente un riguardo particolare nella tua attività parlamentare o no? Sì, il rispetto alla legalità, il rispetto all'educazione civica, il rispetto delle istituzioni, sono tutte materie che la scuola giustamente affronta e mi auguro che sempre queste materie vengano dedicate da parte di chi ha l'onore e il piacere di fare scuola, che queste materie vengano affrontate sempre per i ragazzi, sempre in maniera più continuativa, proprio per dare a loro la possibilità di dare rispetto e legalità a tutte le istituzioni in genere. Chiara del comprensivo Brandi Morelli ha preparato un'introduzione a questo incontro con il magistrato De Nozza. Una sintesi di questa tua introduzione, Chiara, che cosa dirai in particolare? Praticamente abbiamo realizzato un questionario nella nostra scuola, è stato diviso in tre sezioni. Nella prima si parla di come la Costituzione italiana prenda posto nella nostra vita. Nella seconda sezione delle cause che ci spingono a trasgredirla e nella terza dell'introduzione degli immigrati nel nostro paese. Abbiamo fatto delle riflessioni leggendo alcuni testi e alcuni brani di scrittori famosi che hanno parlato di questi argomenti.
In vista del periodo pasquale, ma soprattutto vista la precaria situazione igienico-sanitaria venutasi a creare nello specchio d'acqua all'interno del porticciolo di Villanova, dovuto al notevole ed improvviso accumulo di alghe in putrefazione, sono iniziati gli interventi per la rimozione e asportazione delle poseidonie maleodoranti accumulatesi nell'anza sottostante la passeggiata a mare. Su disposizione del sindaco Tanzarella, sentito l'assessore all'ambiente ed ecologia Giuseppe Santoro, l'ufficio tecnico ha effettuato un'indagine di mercato e individuato l'impresa Cannone che, come negli anni scorsi, ora sta provvedendo alla rimozione dell'ingente accumulo di alghe morte all'interno del porto di Villanova. Superando i problemi tecnici si è iniziato a recuperare l'enorme quantità di alghe depositate in quel punto, in cui le correnti di levante che entrano dall'imboccatura del porto hanno depositato un altro enorme quantitativo di poseidonie, dando luogo alla formazione di un tale accumulo che, andando in putrefazione, emanano dei miasmi ed esalazioni che risultano di nocumento all'abitato, oltre che ai tanti gitanti, turisti e diportisti. Venendo incontro alle segnalazioni fatte dai numerosi residenti, pescatori, diportisti e passanti della località marina, il sindaco Tanzarella e l'assessore all'ambiente Santoro, al fine di eliminare ogni polemica che possa scaturire da questa indecorosa situazione, hanno disposto l'immediato intervento al fine di presentare in modo migliore il bacino portuale ostunese. Disdetta delle prenotazioni anche via internet, l'ASL di Brindisi ha attivato un nuovo canale per consentire ai cittadini di annullare un appuntamento prenotato tramite CUP, il centro di prenotazione, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente. Occorre annullare la prenotazione almeno 48 ore prima della data dell'appuntamento. Ora si può fare anche via internet attraverso il sito dell'ASL. Per disdire invece prenotazioni a meno di 48 ore dall'appuntamento è indispensabile rivolgersi allo sportello più vicino. Ad operazione completata, il sistema rilascia un numero di disdetta che deve essere conservato per almeno 6 mesi a riprova dell'avvenuta operazione, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. La conferma della cancellazione con il numero della disdetta sarà inviato anche all'indirizzo di posta elettronica, se specificato al momento della richiesta di annullamento. Ed ora parliamo di donazioni, con una iniziativa che arriva dalla provincia di Taranto e nello specifico da Avetrana. Vediamo. Come ogni anno l'associazione Avetrana Soccorso organizza l'evento per quanto concerne la donazione del sangue, in collaborazione con l'ASL di Taranto, in quanto ci mette a disposizione ogni 19 marzo di ogni anno l'autoemoteca. E ormai è un evento che si organizza già da 5-6 anni e la popolazione risponde positivamente. Siamo arrivati già a 54-55 adesioni, per cui anche quest'anno la cittadinanza ha risposto positivamente, per cui noi continueremo quanto più possibile a lavorare per quanto concerne la donazione del sangue, in quanto si ha sempre più bisogno, sia per fattori a livello patologico come le anemie, sia a livello traumatologico per quanto riguarda gli incidenti stradali. Avetrana Soccorso già da 15 anni sul nostro territorio, noi ci interessiamo di trasporto infermi e feriti, abbiamo vari servizi in convenzione anche con l'ASL, la postazione di 118 su Manduria, facciamo il trasporto dialisi, trasporto di disabili e quanto persone ci chiedono la nostra opera. Abbiamo adesioni su una 60 di soci che collaborano sia a livello tecnico, amministrativo, che sul volontariato in sé per sé. Quest'oggi ad Avetrana, con l'associazione Fidas e Avetrana Soccorso, siamo in piazza Giovanni XXIII per raccogliere sangue, visto che Avetrana e il Meridione sono zone colpite da anemia mediterranea, c'è la necessità di raccogliere questo sangue. Le adesioni sono state tante, siamo stati 59 a donare il sangue, numero buono per quanto riguarda il paese, e invito altri donatori a correre e donare.
Volevo ricordare che comunque qui ad Avetrana vengono effettuate due volte l'anno questi eventi, una volta il 19 marzo proprio per la festa di San Giuseppe, la seconda volta viene effettuata il 15 agosto a Torre Colimena, che è una zona marittima, comunque una frazione di Avetrana. È molto importante donare il sangue, dovremmo farlo tutti, chi può farlo ovviamente, perché c'è bisogno. E il sindaco di Brindisi Mimmo Gonzales ha incontrato ieri a Palazzo di Città i rappresentanti del Manifesto della Cultura e delle varie associazioni culturali, i quali hanno chiesto al primo cittadino alcuni chiarimenti in riferimento alla manifestazione di interesse per gli eventi del 2013. Nel corso dell'incontro inoltre si è discusso anche delle prospettive del settore culturale nella città di Brindisi ed infine si è deciso di prorogare il termine di presentazione delle domande per la stessa manifestazione di interesse, che inizialmente fissato per il 29 marzo prossimo, slitta invece al 19 di aprile. Ed ora chiudiamo il telegiornale con il TG Parlamento e la rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche. Da parte mia è davvero tutto come sempre. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, si è incontrato con il capogruppo dei senatori 5 Stelle, Vito Crimi. Oggetto dell'incontro, secondo quanto spiegano fonti a 5 Stelle, la questione dei tagli alle indennità e dei rimborsi ai parlamentari. Non è escluso però che accanto a questi argomenti ufficiali, nel corso dei colloqui si sia parlato anche delle nomine per l'ufficio di Presidenza. Si chiude via social network il duello fra Nichi Vendola e il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Campanella, vittima di uno scherzo telefonico da parte di una trasmissione radiofonica nella quale accusò Vendola di avergli proposto di entrare nel gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà. Non c'era ombra di malafede nel mio comportamento, ma l'accusa era tale che se l'avessero fatta a me mi sarei imbestialito, ha detto Campanella. So cosa vuol dire essere oggetto di attacchi immotivati e so che lasciano un sapore amaro. Gli devo le mie scuse. Vendola, che aveva più volte richiesto scuse pubbliche del senatore a 5 Stelle, si è limitato a ripostare sul suo profilo Facebook lo status di Campanella senza aggiungere altro, il che vuol dire scuse accettate. Regge all'Assemblea regionale siciliana la maggioranza Crocetta e tiene l'asse tra il Presidente della Regione e il Movimento 5 Stelle. In questo modo il disegno di legge governativo sull'abolizione delle province siciliane è stato approvato. La svolta con il via libera al maxiemendamento concordato lunedì dalla coalizione, che prevede che entro il prossimo 31 dicembre sia approvata una legge che definisca il modello di consorzi di comuni in sostituzione delle province, con elezioni di secondo livello. Questo passaggio storico è il frutto del lavoro del Movimento 5 Stelle, ha rivendicato il capogruppo Grillino Cancelleri. Per il governatore Crocetta è la prima tappa di una rivoluzione importante e sulla quale la maggioranza si è ritrovata compatta più che mai, con un sostegno concreto sulle riforme. Liberare le risorse di province e comuni bloccate dal patto di stabilità deve essere considerata una priorità del Paese. C'è bisogno di un intervento immediato del Governo per risolvere questa, che è un'emergenza ormai imprescindibile. Lo dichiara il Presidente dell'UPI, Antonio Saitta, che domani interverrà all'iniziativa promossa dall'ANCI al Teatro Capranica, cui le province hanno dato piena adesione. Negli ultimi 5 anni, sottolinea Saitta, a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dai tagli ai bilanci, la capacità di produrre investimenti delle province è scesa di quasi il 50%, mentre sono rimasti inutilmente fermi oltre 2 miliardi di euro. Sono risorse che, se sbloccate, possono essere immediatamente utilizzate per pagare le imprese che già hanno realizzato opere e per far partire progetti oggi fermi nei cassetti. Affezionati a ilmeteo.it, il sito dove la il fa sempre la differenza. Le piogge di ieri si concentrano soprattutto al sud, mentre al nord e al centro il tempo via via migliora, grazie a Dio. Entriamo come di consueto nel dettaglio. Al nord ultime piogge sui settori orientali in esaurimento nel corso della giornata, ampio soleggiamento invece sul resto dei settori. Al centro al mattino le piogge insistono sulle regioni adriatiche, ma migliora gradualmente nel corso della giornata. Altrove tanto sole e un clima primaverile. Al sud bello sulla Sicilia, ma molte nubi altrove.
vedete, con piogge che prendono un po' tutte le regioni, precipitazioni più consistenti sulla Puglia, migliora ovunque in nottata però. I venti di maestrale deboli sui bacini occidentali, forti sul basso Adriatico. La neve inizialmente al nord sopra i 600-700 metri, al centro e al sud a 1000-1200 metri. Vediamo ora le temperature previste per questa giornata. Minime in lieve aumento al nord e al centro fino a 12 gradi al sud. Di giorno aumentano queste temperature ovunque, con i 12-14 gradi raggiunti al nord, fino a 17 gradi al centro e al sud. Amanti del meteo, abbiamo concluso l'aggiornamento. Guardate che sappiamo che vedete le previsioni sul nostro sito, Ma scusa, conosci bene la società di ilmeteo.it? No? È male, malissimo. Clicca sul link contatti e poi la voce chi siamo e otterrai tutte le informazioni sulla nostra società ilmeteo.it. Diffidate dalle brutte imitazioni, Siamo su internet 24 ore su 24. www.trcb.it